abbiamo concluso qualche iniziativa significativa in ambito abruzzese in tema di prevenzione, in particolar modo un accordo con l'Università di Chieti sulla tutela dell'amianto e un accordo con l'Università di Chieti, ma anche qui dell'Aquila, per delle borse di studio da destinare a neolaureati in tema sempre di prevenzione. Queste sono le cose più significative. Quindi da un punto di vista di risultati operativi siamo soddisfatti perché il numero degli infortuni e anche dei casi mortali sono in diminuzione e anche quello delle malattie professionali. Gli infortuni scendono, c'è un trend ormai discendente e il 2012 sul 2011 registra un meno 11%. Il numero totale degli infortuni accaduti nel 2012 sono all'incirca 16.000. C'è un piccolo aumento però degli infortuni mortali che passano da 24 a 25 e questo è un dato da sottolineare perché non bisogna abbassare la guardia, perché anche all'interno di un contesto economico, di crisi economica e occupazionale, questi morti gridano vendetta e gridano giustizia soprattutto. Però c'è un altro dato da sottolineare, è che questi 25 morti sul lavoro, se noi andiamo a scomporre il dato, ci accorgiamo che gli infortuni occorsi in occasione di lavoro sulla strada, mi riferisco a camionisti, tassisti, oppure a gente che lavora sulla strada, sulle autostrade che fanno manutenzione, e a questi aggiungiamo anche gli infortuni mortali in itinere, ci accorgiamo che questi due settori, diciamo così, rappresentano il 44% degli infortuni mortali totali, per cui è la strada, la circolazione stradale che diventa un fattore di rischio importante.